Buongiorno e benvenuti a questa edizione del Flash. Si svolgerà domani il primo Consiglio Comunale straordinario della nuova Giunta Tambellini. Richiesto stamani dalla conferenza dei capigruppo, si richiede al sindaco di riferire del recente rimpasto. Sulla nostra rete, diretta integrale a partire dalle 14:30, oltre alla consueta diretta streaming sul sito di dilucca.it. I dettagli nel servizio. Prima verifica ufficiale della nuova giunta Tambellini. Avverrà domani 8 agosto alle 14:30 quando si riunirà il Consiglio Comunale straordinario, come deciso nella conferenza dei capigruppo che si è riunita stamani per esaminare la richiesta dei gruppi di opposizione di fare chiarezza sull'impasto. Talmente La complesso, conferenza ha talmente accolto difficile, l'ordine del giorno, ma la tensione è guarda, salita mio alle figlio, stelle perché dovrei l'opposizione ha in qualche richiesto modo che dire, nella tenga seduta fine fosse prevista la alla figlia. possibilità di un dibattito. Richiesta Io credo quest'ultima respinta che dalla funzionerà maggioranza. Secondo i e non programmi, credo il che il sindaco consiglio riferirà ai sia una consiglieri soluzione senza la ufficiale o una possibilità di soluzione che repliche. abbia Questo salvo iniziative da caratteri mettere al voto ad inizio seduta. inquisitori. La linea L'opposizione sovente potrebbe infatti vagliare presentare il una sindaco mozione prossimo a d'ordine per chiedere il dibattito che, se interpretare. approvata, dovrà essere accolta. Qualora si dovesse dibattere, sarà anche quindi la prima occasione per verificare la tenuta della maggioranza e capire se l'impasto si sia portato via una parte di essa, nello specifico i consiglieri Amanti della Federazione della Sinistra e Lenzi dell'IdV. Ancora tutta da valutare poi la posizione di Celestino Mecchini di Tornava Lucca Civica, con che, il presidente. nonostante l'ottimo Non risultato torno. elettorale nella lista pro Tambellini, negli ultimi Su tempi quella sta questione assumendo posizioni dell'accostamento del sempre recupero dei molto critiche comuni, nei confronti che in base dell'amministrazione al partito mi comunale, sembra stessa ultima solo nei pure tempi relativamente quella sulla evidente, riqualificazione di assai non Viale potrebbe essere fatto. Castiacani. Insomma, un consiglio Perché? comunale che Però, potrebbe diventare signore. rovente e non solo per le temperature agostane, che potrete seguire in diretta televisiva sulla nostra rete o come al solito in streaming sul sito www.dilucca.it. Un saluto commosso questa mattina ad Aurelio Russo, ex assessore provinciale e presidente del Real Collegio scomparso 2 giorni fa, dalla famiglia, parenti e tantissimi amici che si sono riuniti questa mattina alle 10 nella Basilica di San Frediano per celebrarne i funerali. Il ricordo più toccante, dopo i tanti istituzionali, dei compagni di partito e di attività politica, è arrivato da una delle figlie, la secondogenita Ilaria, che con una lettera inviata anche alla stampa ha voluto condividere il Russo privato, come padre, faro illuminante e silenzioso, che le ha insegnato a mettere gli ideali e la passione al primo posto nel lavoro e in tutto. Anche noi della redazione di Di Lucca ci uniamo al cordoglio della famiglia e dei parenti. Passiamo adesso alla cronaca. Nelle ultime settimane sono aumentati i furti nelle auto nella zona del parco fluviale, in particolare a danno di turisti. Per contrastare il fenomeno, la sezione specializzata dei reati contro il patrimonio della squadra mobile di Lucca ha messo in atto una serie di controlli che hanno portato all'arresto di 2 persone. Vediamo il servizio. La polizia di Lucca ha arrestato nel tardo pomeriggio di ieri, 6 agosto, due uomini, Giuseppe Balestre di 44 anni e Reinhard Josué di 19, residenti a Sant'Anna, per aver rubato all'interno di una BMW di turisti olandesi parcheggiata nei pressi della nuova passerella pedonale del Serchio. Nelle ultime settimane era stato riscontrato un aumento esponenziale di furti a bordo di autovetture, specie di cittadini stranieri, parcheggiate nella zona del parco fluviale lungo gli argini del Serchio. La zona non è facile da vigilare, vuoi per l'estensione che per le caratteristiche della particolare viabilità, nonché per le tante vie di fuga a disposizione dei malfattori. I poliziotti, dopo aver analizzato le modalità dei reati, grazie anche alle informazioni ricevute dalle vittime dei colpi, hanno messo in atto un sistema di vigilanza con pattuglie in moto a controllare le golene del fiume e le vie sterrate lungo il Serchio e auto di appoggio sulla viabilità ordinaria, pronte a chiudere ogni via di fuga. Intorno alle 19 di ieri, una pattuglia di poliziotti, travestiti da semplici turisti, ha intercettato una Fiat Punto che si aggirava in maniera sospetta nella zona, dopo che era stato appena compiuto un furto ai danni della BMW. L'auto è fuggita a tutta velocità verso la via di Sant'Alessio, ma sul ponte di Monte San Quirico è stata bloccata dalle altre auto della polizia, accorse a chiudere le vie di fuga. I due uomini a bordo dell'auto, che sono stati trovati in possesso di un giubbotto con gli effetti personali di una delle vittime e che avevano tentato di portarsi via anche una macchina fotografica di valore con teleobiettivo, persa però durante la fuga, sono stati arrestati in flagranza di furto aggravato in concorso.
Tutta l'area furtiva è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari. Stamani, come disposto dal PM di turno Salvatore Giannino, si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto e dopo la richiesta di termine a difesa da parte del legale di fiducia, l'udienza è stata fissata al prossimo 18 settembre. Entrambi si trovano ora agli arresti domiciliari. Tre uomini sono finiti in manette per aver fatto irruzione nella notte tra il 5 e il 6 agosto all'interno della ditta Veriplast a Carraia. I tre, nell'introdursi nel capannone della ditta, hanno provocato forti rumori che hanno attirato l'attenzione e insospettito una pattuglia di carabinieri che stava transitando nei pressi della zona per un normale controllo di routine. I militari si sono appostati all'esterno e all'uscita dei tre è scattato l'arresto. A finire in carcere tre persone che vivono a Bagni di Lucca: Cosmin Rista, 39 anni, il fratello Valer Rista, 28 anni, e Marius Zaharia, incensurato di 36 anni, che vive con i due fratelli. I tre uomini, dopo aver forzato la porta d'ingresso, avevano sfondato il distributore di merendine per appropriarsi dei soldi e dei generi alimentari che erano all'interno, per un valore di 200 euro. Nella loro abitazione è stata rinvenuta altra merce che potrebbe essere stata rubata e di cui i carabinieri stanno accertando la provenienza. È terminato venerdì 2 agosto il progetto TUO della Regione Toscana, un'iniziativa tesa a favorire l'inserimento universitario dei ragazzi delle classi 4 e 5 delle superiori. 360 i ragazzi che vi hanno partecipato. Abbiamo raccolto le impressioni di un giovane lucchese. Vediamo. Con la crisi che sta duramente colpendo il mondo del lavoro, non sbagliare la scelta universitaria, o forse meglio capire esattamente a cosa si va incontro e se è quello il campo nel quale si è più adatti, acquista un'importanza sempre maggiore. Ecco che grazie al Fondo Sociale Europeo anche nel 2013 si è svolto il progetto TUO della Regione Toscana, che ha dato la possibilità a titolo gratuito a 360 ragazzi delle classi 4 e 5 superiore provenienti da tutta Italia di vivere 5 giorni da veri studenti universitari presso gli Atenei di Pisa, Firenze e Siena. Il progetto si è concluso lo scorso 2 agosto. Noi abbiamo incontrato Andrea Pacini, giovane studente lucchese, che vi ha partecipato. È stata un'esperienza altamente utile e formativa sia per fini orientativi, come era appunto l'obiettivo del progetto, quello di guidare noi studenti nella scelta consapevole del percorso universitario, sia da un punto di vista professionale, culturale e personale, perché oltre a chiarire un po' le idee, diciamo a confermare anche quelle che erano già le mie idee sulla strada universitaria, mi ha offerto l'occasione di conoscere tanti studenti su cui confrontarsi, su cui discutere sui vari ambiti e temi di studio, quindi è stata sicuramente un'esperienza utile e formativa. Io sono stato ospitato presso la residenza universitaria Praticelli di Pisa, dove ho svolto praticamente tutte le attività didattiche previste dal programma e diciamo mi è servita un po' per cancellare quel punto interrogativo che avevo sul mio futuro, spronandomi e motivandomi anche a perseguire con più forza i miei obiettivi. Ecco, futuro che è iniziato a 14 anni, mi spiegavi prima, hai scelto ragioneria, futuro che non sarà da ragioniera. No, probabilmente non sarà da ragioniere, prendo quello che mi viene insegnato, lo metto da parte ma e me lo, cerco di rendermelo, farmelo essere utile, ma diciamo che l'idea è quella di proseguire in ambito sanitario, quindi ho una professione sanitaria, ho medicina e chirurgia, penso che il percorso universitario sarà quello. Per te hai ancora un altro anno di scuola superiore da terminare, questo tipo di percorso didattico formativo di orientamento universitario ti senti assolutamente di consigliarlo, immagino? Sì, mi sento di consigliarlo soprattutto per chi ha le idee confuse, in quanto a me non è servito tanto per scegliere la strada universitaria da prendere, ma tanto per confermare le idee già che avevo in precedenza e per escludere proprio quelle che invece avevo preso in considerazione ma che mi sono reso conto che non fanno per me, quindi sicuramente è molto molto utile anche su questo aspetto. La provincia di Lucca ha aperto una selezione per individuare un soggetto terzo, specialista collaboratore tra imprese singole, cooperative, consorzi o gruppi di associazioni, in grado di elaborare un progetto per conto della stessa amministrazione, che parteciperà al bando del Ministero dell'Interno, finalizzato al finanziamento di un progetto SPRAR, Sistema Nazionale di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati. L'avviso, che si trova nella sezione Avvisi, Bandi e Gare del sito della provincia di Lucca, scade il prossimo 5 settembre. Il soggetto dovrà partecipare con gli uffici provinciali all'attività preliminare di coprogettazione ed organizzazione del servizio SPRAR di Lucca e nelle successive fasi di gestione ed erogazione dei servizi insieme con gli altri partner.
I soggetti interessati alla selezione devono inviare l'apposita domanda all'ufficio protocollo della provincia di Lucca entro le ore 1 di giovedì 5 settembre. I requisiti sono indicati nel bando e le date di inizio e di conclusione del progetto, che sarà attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del Ministero, saranno fissate dal Dicastero stesso in sede di approvazione delle procedure per l'assegnazione dei finanziamenti ed è presumibile la data, una durata triennale, dal 2014 al 2016. Si ipotizza il 1 gennaio 2014 quale data per l'avvio del nuovo progetto. Passiamo adesso allo sport, con la Lucchese. La Lucchese oggi alle ore 18.30 sarà in campo a Ponte Egola contro il Tutto Cuoio, formazione di Lega Pro 2 allenata da Massimiliano Alvini. Tutti a disposizione di mister Pagliuca e eccezion fatta per Angeli, che sta lavorando a parte a Trezza, fermato da un infortunio alla mano. Al di là di chi vorrà giocare, per Pagliuca l'importante sarà vedere dei progressi da parte dei suoi ragazzi, anche se bisogna considerare che la squadra ha svolto stamattina una seduta tecnico-tattica. Quindi è possibile che non vi sia quella brillantezza che si spera ci sia per l'inizio della stagione agonistica. Intanto all'acquedotto è giunto ieri Andrea Callistri, centrale di 1,88 m, proveniente dalla SPAL. Nella scorsa stagione ha segno 4 volte in 31 gare disputate. Con l'arrivo del classe 88 si può definire completato il reparto centrale difensivo. Passiamo adesso al basket con la Pallacanestro Lucca che mette sotto contratto Matteo Motta. Figlio d'arte, classe 92, andrà a rinforzare il reparto degli esterni. Conosciamolo meglio nel nostro servizio. Ancora un tassello per la Pallacanestro Lucca che affronterà il prossimo campionato di Lega 2 Silver. Si tratta di Matteo Motta, play guardia classe 92, nato a Brescia e formatosi a Desio. Il giocatore è già conosciuto dall'entourage biancorosso per essersi allenato la scorsa stagione agli ordini di coach Russo nel momento di maggiore difficoltà fisiche della squadra, aiutando lo staff per gli allenamenti circa un mese. Figlio e nipote d'arte, il padre Silvano è stato tricolore a Pesaro nel 1988, ha incrociato la strada di Roberto Russo anche alla scorsa Summer League di Castelfranco Veneto, che Coccio di Vornese avrebbe poi vinto. Giocatore ordinato e tecnico, fa della precisione dal perimetro la sua caratteristica principale. Lo scorso campionato ha disputato 19 partite di stagione regolare nelle fila della Rima Desio, formazione di DNC, facendo registrare 12 punti di media in poco meno di 24 minuti per gara, col 34% dai 6,75. Rendimento poi non mantenuto nei playoff promozione, in 5 gare 6 punti di media con solo il 14% da 3 punti. Con l'inserimento di Motta e roster per la stagione 2013-2014 è quasi al completo dopo le riconferme di 4 quinti del quintetto base dello scorso anno, l'ingaggio dei due americani e di Rudy Valenti. A questo punto, per completare le fatiche estive del duo Russo Maruganti, mancano solo gli ingaggi di due giovani da ricercarsi, uno nel reparto degli esterni, l'altro da cambio per i lunghi, mentre il posto per il passaportato resterà scoperto proprio per poter intervenire sul mercato di riparazione qualora ve ne sia bisogno. Per questa edizione è tutto, vi ringrazio e vi auguro un buon pomeriggio.